leggende metropolitane, luoghi e misteri ad essi collegati. Sotto gentile concessione degli amministratori del sito Storie Inspiegabili, che trovate in descrizione in questo video, mi accingo a raccontarvi questa storia. Buon ascolto. Agatha, il fantasma innamorato del castello di San Pietro in Cerro. San Pietro in Cerro è un piccolo e tranquillo comune medievale nelle pianure piacentine, dove nelle ore più buie lo scricchiolio dei passi e le luci che si accendono improvvisamente turbano le notti degli ospiti del castello. Il paese fu teatro di una drammatica storia d'amore e morte, ed il fantasma di Agatha vaga ancora oggi disperata alla ricerca del suo perduto amore. Il paese di San Pietro in Cerro si trova nel cuore della Val d'Arda, in Emilia, a pochi chilometri da Busseto, vicino a Piacenza, e a due passi dal confine con le province di Parma e Cremona. Il castello, costruito sui resti di uno più antico, venne fondato nel 1460 da Bartolomeo Barattieri, ambasciatore di Piacenza presso la corte di Papa Giulio II della Rovere. Si racconta che all'inizio del XVI secolo, Ada, una giovane e affascinante fanciulla, vivesse nelle terre attorno al castello di San Pietro in Cerro, prestando servizio presso i conti barattieri. La ragazza si era innamorata di uno scudiero, da cui era ricambiata, ed i due ben presto decisero di coronare il loro sogno d'amore, annunciando il prossimo matrimonio. Un nobile del luogo, geloso per essere stato respinto da Agatha, appreso delle prossime nozze e volendo avere la ragazza tutta per sé, si fece forte del suo titolo per farla sua. Ma lo scudiero, capite le intenzioni dell'uomo geloso, fu colto da un impeto di rabbia e si vendicò uccidendo il nobile nel sonno. Quel gesto non rimase impunito. Lo scudiero fu subito catturato e, a seguito di un processo sommario, venne giustiziato mediante impiccagione nella pubblica piazza della Piacenza. Agatha, distrutta dal dolore, disperata per aver perso definitivamente il suo amore, decise di farla finita gettandosi dalla torre del castello di San Pietro in Cerro. Fin qui nulla di diverso da una classica storia d'amore finita male, una favola senza il lieto fine, come ce ne sono tante. Ma la leggenda non finisce con la morte di Agatha, piuttosto inizia con questa. Da quel momento pare che la sua anima aleggi nel castello. Ed è lo stesso attuale proprietario del castello, Franco Spaggiari, a garantire la presenza nel castello del fantasma, raccontando le sue esperienze personali. Franco racconta di luci che si accendono e si spengono da sole, con l'elettricista che garantisce sul buon funzionamento del quadro elettrico e l'assenza di possibili contatti, oppure oggetti che cadono senza un apparente motivo. Ma non solo. Spesso si ha la sensazione di non essere da soli nelle stanze davanti al camino, oppure dietro alla finestra in camera da letto, quella che si affaccia sul piazzale dove la giovane donna si gettò. E ancora Franco ricorda che una sera il custode, dopo il consueto giro di perlustrazione, tornò spaventato da qualcosa che aveva visto, senza rivelare mai la causa di tanta paura. Più di un turista nel tempo ha raccontato di aver percepito presenze nel castello. Ma bisogna distinguere, perché molte persone nei secoli morirono nelle prigioni. Ma Agatha non è uno spettro maligno. Si dice invece che sia uno spirito buono ma triste, che vaga in eterno innamorata del suo promesso sposo, di un matrimonio che non si farà mai.